Bene, siamo nello stand del birrificio del Quarto d'Ora Granata col signor Luca. Ci parla un po' del vostro birrificio e delle vostre birre. Sì, allora, dunque, il nostro birrificio è giovanissimo, ha un anno di vita, un birrificio piccolino. Siamo a Rovello Porro, vicino a Saronno. Abbiamo 5 tipologie di birre, le dividiamo in questo modo, le 3 birre classiche, le chiamiamo così, sono una birra tipo all'inglese, il nome è Hildegard, in onore di Santa Hildegarda, che è stata una delle prime a capire che il luppolo era importante nella birra, e allora abbiamo, siccome è una birra piuttosto luppolata, le abbiamo dato questo nome. Poi abbiamo una birra tipo Blanche belga, Chiara 92 si chiama, una Blanche reinterpretata, nel senso che rispetto alle Blanche tradizionali è un po' meno acida, ed è la birra che ci sta dando più soddisfazioni in effetti. E poi abbiamo una birra che si chiama birra da Rouel, sempre in queste tradizionali, che è stata chiamata così in onore del paese che ci ospita il birrificio, e una pale ale anche lei, meno amara rispetto alla Hildegard. E poi abbiamo queste due birre speciali che abbiamo fatto per il Natale, che sono una birra affumicata con malto torbato, molto impegnativa come birra, e poi una birra nella quale abbiamo usato 4 cereali, orzo, avena, farro e grano. L'abbiamo chiamata Awa, che è il nome ebraico tradotto in italiano Eva, significa colei che dà la vita, era l'idea di far vedere appunto dall'idea della terra come la natura che ci dà ciò di cui abbiamo bisogno. E questa birra è quella che oserei definire la nostra punta di diamante, perché il risultato è stato veramente molto molto apprezzato. Ci dice anche un po' cosa pensa di questo Italia Beer Festival 2012? Allora, devo dire che noi siamo stracontenti di essere qua, perché è il nostro battesimo di fatto. È stato organizzato proprio bene, la location è molto bella, effettivamente ieri la gente ha invaso questo posto, è stato veramente molto molto bello. Qui ci aspettiamo oggi, che è sabato, una gran giornata, ma veramente bello. Poi tutti questi birrifici, si gira, si parla con gli altri maestri birrai, è un momento bello, proprio di condivisione, di confronto, di proprio una bellissima iniziativa, e siamo molto contenti di essere qua. La ringraziamo molto per il tempo che ci ha dato e vi auguriamo un buon Italia Beer Festival. Grazie, grazie mille, grazie ancora.